Siamo qui oggi al Creto Festival, Riccardo Cristiano, Liberi TV, ottava edizione, con Maria Dolores Fuoco e Claunery, che ormai è conosciutissima. Infatti ci aspettiamo di vedere il fuoco soprattutto. Già iniziato col microfono. Il fuoco è già iniziato. Quest'anno ci sarà il mio compagno, compagnia Fuoco e Clonery, che farà il suo nuovo spettacolo. Poi ci saranno artisti, ci sarà The Gypsy Marionettist, che è un artista bosniaco che si costruisce da solo le marionette. Mattia Triuzzi, Meno per Meno Show, simpaticissimo. Poi Io Sono e altri spettacoli bellissimi di aerea, dibattiti. Il Creto Festival quest'anno non si svolgerà nel centro storico, però noi siamo lo stesso parte di questa famiglia, perché li supportiamo in tutto e per tutto, ci mettono la passione durante tutto l'anno, e anche se non si svolgerà nel centro storico, il tema di quest'anno è risvegli, noi ci saremo sempre, anche se il festival si svolge nella parte inferiore del paese, diciamo, li supportiamo il Creto Festival. Venite in massa, perché troverete non solo degli spettacoli bellissimi, ma soprattutto un posto dove sentirsi a casa. E tra l'altro io posso dire che in questo momento, mentre parlavo con te, sono salito nella parte bassa del piccolo borgo e sono riuscito a vedere Gypsy Marionette, che sta incantando i bambini, ed è veramente bravissimo, perché un bravissimo artista, viene dalla Bosnia, però sta a Torino e si costruisce, ripeto, da solo le sue marionette. E anche lui si è affezionato molto al sud, si è affezionato a noi, perché comunque venire in questi piccoli borghi, questi piccoli paesi, è come sentirsi così accolti, diciamo. Quindi questo è lo spirito del Creto Festival.